Guarda, fatti sentivo crac 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 crac. Porca. Porca troia. Mi si sono rotte anche a me. No, no. No, no, io cado. Ma non per rompere, no, cadere non cade perché non si sfonda. Va bene, al massimo cadiamo. Al massimo ci faccio. Ragazzi, se cadiamo va tutto, non togliamo niente proprio. I big views. Io ho paura di sedermi comunque. Sono anche dimagrito, ma ho paura di sedermi. Vabbè. Ti reggono me, ti reggono. Oh, no, no. Io lo sapevo. Sdraiati anche tu. Ora sdraiati anche tu. Oh, facciamo il vlog seduti nello sdraio. Shit. No, non si rompe, tanto lì è bloccato. Shit. Ah, ma aspetta, a te si è rotto questo. A me si è sfondato il fondo. Eccoci qua, siamo vivi. Incredibile, ma vero? Abbiamo cambiato sedie perché... Abbiamo cambiato sedie, avete notato per quale motivo abbiamo cambiato sedie. Era per dirvi che noi saremo a Lucca Comics. Non è vero. Come no? E invece sì. E invece sì. E alla fiera del Soffitieri a Novegra. Novegra, a Milena. Saremo su tutte e due i sabati. Cioè, il sabato, cos'è, il 29, a Lucca... E il sabato successivo, che è ottobre, non fatemi fare i calcoli, non ne sono in grado, saremo a Militaria a novembre. Tanto esce qua, anzi esce qui, qui. Qui c'è Lucca. E qui. E qui c'è Novembre, ok. Aia, mi sono dato una manata nelle palle. Comunque, allora, prima viene Lucca. Quindi Lucca. Ragazzi, se volete venire, tanta roba, cioè facciamo un mega gruppone, ci beviamo qualcosa insieme. Poi Lucca è bellissima come città, soprattutto quando c'è Lucca Comics, è pieno di gente che si travesti qualsiasi cosa e qualsiasi personaggio, quindi è anche divertente. Lascia stare che c'è gente piccola, anche quello comunque è pieno. Se ci incontriamo è bellissimo, sarebbe una cosa fantastica. La stessa cosa a Novegro, ovviamente. Decisamente in maniera più facile Novegro. Più facile incontrarsi a Novegro che a Lucca. Però voi direte: che cazzo vengo a fare a Novegro? Che cazzo vengo a fare a Lucca? Prima di tutto, oltre per divertirsi, ovviamente. E vedere cose nuove, cose divertenti e molto belle. Andate a vedere il video del Lucca vecchio. Ci sarà anche un piccolo premio. Allora. Per i primi, adesso io non so quante patch non ci sono rimaste. Non quante patch. Se sono... 5 o 7. Esatto. Comunque. Non, li... aspetta, non quelle schifine quadratine di merda. Che sono bellissime. Sì, sono belle, mi piacciono, ma non sono quelle lì. Sono proprio quelle tonde belle della SMT Airsoft. Esatto, bellissime. Se le patch sono 5, 2 me ne porto a Lucca e 2 me ne porto a Novegro. Quindi... Se sono 7, 3 e 3. Quindi facciamo finta che siano 7. I primi 3 gargiulli o barra gargiulle, impossibile che saranno gargiulle, quindi i primi un 3. Gruppo, ovviamente, ragazzi, se mi arrivate in un gruppo di 4 vi dovete pestare per decidere per la prima. Esatto. Perché... Vi prestiamo i fucili perché ovviamente noi saremo vestiti. Noi saremo giù. Il mio potete usarlo tranquillamente come mazza, tanto il primo che se lo prende in faccia muore. Sempre se non muore lui perché dal per peso. Sto cercando di sollevarlo perché sta. Mi viene. Vabbè, vincerà queste patch dell'SMT, bellissime. La stessa cosa a Novegro, quindi non ci sarà una prova strana per vincere la patch semplice. Che ci arrivano, i primi che ci sgamano. Che ci salutano. Esatto. Urlando Biru. Urlando Biru, ma forte vi dobbiamo sentire. Se non vi sentiamo ci correte incontro, ci abbracciate e ci urlate in faccia Biru. Vediamo la patch. Esatto. Ma attenzione. Chi vincerà l'ultima patch? L'ultima patch la vince chi indovina... Chi indovina cosa? Il fucile che noi andremo a recensire... Non si sa quando! Io vi sto a dire che mi arriverà la settimana prossima da quando stiamo girando questo video. Che dire, qualche indizio? È per forza, se no ragazzi... Allora, perché è un fucile particolare. È cioè, particolare. Io sinceramente quando me l'ha detto, ho detto cosa? Veramente esiste? Veramente per esiste? Software? E,
E io quando l'ho trovato, quando l'ho preso, ho detto: cazzo, sono anni che lo volevo. Ce l'avevo proprio qua in gola quel fucile. E io ho preso per il culo perché ha speso dei soldi che inutili. È un fucile che secondo me non è adatto al gioco, però. No, è da collezionismo. È abbastanza da collezionismo. È già lì vi ho dato un aiutone. Fucile a leva. Ok, ma non è un bolt action. Ma non è un bolt action. Quindi eliminati i cecchini. E già lì è un altro aiutone di quelli potenti. È tutto legno acciaio. C'è anche okay. In plastica, ma è tutto legno acciaio. Okay. È un fucile datato. È abbastanza datato come fucile, sì. Ok. È decisamente datato. Ovviamente la controparte reale stiamo parlando, eh. È ovvio. Il fucile questo qua è relativamente nuovo, quello da sotto. Sì. È un fucile parecchio famoso, ragazzi, tutti voi lo avete visto. È impossibile. Non lo avete probabilmente mai visto sui campi da gioco. No, ma l'avreste sentito ovunque, sì. se girate tipo su quei D-Max o quelle cose lì. Attenzione, voglio il modello, non voglio la casa produttrice del fucile. Attenzione, che se dici la casa produttrice io ti dico sì. Sai quanti fucili ha fatto? Ce ne sono migliaia. Esatto. Attenzione. Senta, senza dire il modello, perché è sufficiente che ci piazzate una bella immaginozza o su Facebook o su su Facebook. Per forza su Facebook. Perché su YouTube non puoi mettere. Ci piazzate questa immaginozza qua, il primo che ce la posta vince l'ultima patch e le piastrine dell'SMT. Piastrine, classica piastrina militare con nome, cognome, bla bla bla, con inciso SMT. Esatto. Okay. Allora facciamo così. Okay. A Lucca, se venite e volete incontrarci, ci sentiamo tramite Facebook, esatto. Ci diamo il numero di cellulare, almeno con WhatsApp siamo a posto. Ci troviamo nello stand Pinco Pallo, che è in una piazza. O ci troviamo sulle mura, o ci troviamo... No. Vabbè, comunque in un posto predefinito, esatto. Ma devi trovarci comunque perché c'è tanta gente e lo spazio è tipo una piazza o tipo esatto. Le porte delle mura. Comunque non vi diamo come indicazione lo stand dei fumetti Pinco Pallo, vi diciamo il nome della piazza. No, magari in quella piazza c'è lo stand dei fumetti Pinco Pallo, ci troviamo nella piazza dello stand di Pinco Pallo e noi saremo lì. Poi dove starà voi trovarci. Ci stiamo 2-3 minuti massimo, poi ci rompiamo il cazzo e andiamo via, quindi. No, vabbè, dai, gli diamo 5. 5, non di più. Il tempo di arrivare, magari loro sono corrette. Dall'altra parte, che ne sai? Corretto. Vabbè, non vedo, è facilissimo trovarci. Siamo sempre in giro, tanto è un capannone, quindi ci trovate facile. Un capannone facile. Caldo. Un capannone molto caldo e verremo comunque vestiti. No. No, difficilmente. Ciao, Brando. Il mio cagnolo, mascotte. È la mascotte. Vieni qua, Tato. Sì. Lo sento zampettare. Vieni qua, Tatone. Ciao. Ciao, Tatone. Vieni su qui. Sì. E viene da me, perfetto. Tatone, ciao. Ecco, intanto che Hop limona col suo cane, io vi saluto e vi do appuntamento, come già detto, a Lucca e a Novegro. Ciao ragazzi, stay hungry. E stay biru. Yes.